quest'anno qui la festa di San Ciccio riesce di grandissimo valore. Indovinate chi è lo direttore? Non lo sapete ancora? Eccolo qua. Ha detto il comitato nel mitingo, se noi vogliamo fare una gran festa, ci vuole un capo con una grande testa. Solo per questo fanno scelta a me. Ve voglio favore, per mio semulpere, tutto lo street tiene di baracca, quanta lumere e quanta trick track, quella serata voglio far sparare. Show! Quello più poco, una ventina e trievete, si muoveranno alla processione. Noi tutta dietro, chi con un turcione e chi con una bandiera in mamarcia. E non ci resteranno paesana, che non le faccia avere una cosa in mano. Tre bande, le più meglio suoneranno da mezzogiorno fino a mezzanotte. Faccio sparare 3 o 4 mila botte e fai recrec senza mai fermare. Verso le 10 poi spariamo il fuoco, quello che si chiama fuoco artificiale. Se ve lo ricordate, è tale quale a quel fuoco che si spara all'Italia. Gli americani della F7 verranno tutti quanti in acqua basso. E quando tenderanno su ragazze, da come si vorranno divertire. Un sacco e mezzo e palle elettriche verranno appese sotto l'archiate. E quando queste sono appicciate, dirò agli americani questo qua. Quando si fa una grande festa inglese, l'avete voi queste palle appese? Poi salio sul palco e dico queste poche parole ai miei paesani italiani che stanno in Mulberry Street. Cari paesani, se abitate nel quartiere di Mulberry Street, siete caldamente pregati per questo santo giorno di non buttare dalle finestre quei pacchi di roba, come voi già sapete, come siete abituati a fare. Pensate che questo è un santo giorno e sarebbe un grande scandalo se qualche forastiere riceverebbe qualche cosa in testa. Per lo più siete pregati di non fare questioni. Non facite parlare il giornale americano come avete fatto sempre. Se qualcuno vi insulta, voi voltateli le spalle e non vi riscaldate. Io ve lo consiglio come un padre, ora peccato, perché non voglio sentire domani sul giornale italiano un altro omicidio a Mulberry Street. La pace, figli miei, la pace vi raccomando e nient'altro. L'anno passato fece il direttore compare Matteo, quello costumato, prima e panotta d'ero ubriacata, e a tutti quanti fece scomparire. Diceva al direttore della banda, maestro, la tunata non è festa, di cui non me la putate a tarantella, dopo la festa non vi pagherò. Verso la sera con un sacco a pizzica, tagliai non lo cuolla non papeo, e tutte queste per cumpa Matteo, che non sapeva affatto come andare. Ma quando queste cose non succedono, non appena una cerca e fa balata, se ne chiama 4 o 5 curtellate, e quando è troppo lo faccio arrestare. E se lo pulizia non l'arresta, lo spara in piedi e si finisce la festa.